racconta la storia antica dell'Arena di Verona, prima che diventasse un circo per cantanti e ballerini, poco dopo i massacri dei cristiani e dei gladiatori romani. Ebbene, vi fu un tempo in cui vi si affrontavano le questioni legali. Quando due signori litigavano, andavano all'arena con i loro rispettivi campioni, che combattevano all'ultimo sangue a difesa delle loro ragioni. A volte, il presente si rifà alla tradizione, al passato antico dei guerrieri. Andiamo tutti al palazzo! Cosa? Devo parlare con lei per forza. Ma che c'è? Quell'occhio nero, come faccio quell'occhio nero? Dove sei andato a fare i cosi? Gli incontri per strada, per cucinare. Quante vergogne. Eh? Ma che avvenire un po' da mia figlia? Lucrezia! Non c'è per te, Lucrezia. Dai. Eccola, sta dentro. Vai. Vai, vai. Vai, femminuccia! Dai! Mi devi dire in che modo ti posso aiutare? Ti posso provare? Daniele mi ha promesso che domani mattina tornerà ad allenarsi. Bisogna portare via i ragazzi da questa strada, perché la strada li usa e li risputa cadaveri. Tempo in cui sapevamo navigare, non esistevano nomi così potenti da costringerci all'immedesimazione. Così chi rimane troppo intrappolato in catene perde completamente la capacità di sognare. È per questo che non bisogna mettere i fiori sulla finestra della prigione, perché si corre il rischio di affezionarsi alla gabbia e di non volare più via.